Germania ogni casa ha tipo una sorta di cantina, tipo dove mettere le cose. Saluta. Mosè. Mosè. Bello. Siccome avevo bisogno di cercare qualcosa per la mia camera, visto che è in costruzione, cioè nuovamente, visto che sono tornato e quant'altro, ora mi sto mettendo a cercare qualcosa di interessante che potrei utilizzare nuovamente all'interno della mia camera come accessori, tutte queste cose. Seconda parte. La stampante è buona. Biglette, scarpe. Che cos'è questo? Ecco, questo è uno zaino che si attacca alla bici. No. Oh. Questa Power Shot Sonics. Questa è figa, però. Allora, c'è la memoria, ma non ci sono le batterie. Le batterie si trovano. Questa figa, speriamo che funzioni. Questa qua credo che sia la prima macchina digitale che abbiamo avuto in famiglia, quindi credo sia di diversi anni fa. Ecco, ve li ricordate questi qua? Ecco, questo qua non c'ha più niente. Questo qua è nuovo, questo qua anche sotto in cantina l'ho trovato un giorno fa e l'ho portato qui in camera per appunto sistemare me, mettere le mie cose e quant'altro. Stavo pensando che questa macchina qua è del circa 2007-2008, quindi ha più di 10 anni, quindi credo che ne abbia 11, massimo 12 anni. Ed è incredibile, cioè guardate, ha 8 megapixel, signori, 8 megapixel. Poi ho trovato un metro, un cavo USB. Però ora vorrei capire e sapere, sono curioso di sapere se questa macchina fotografica funziona. Dovrei avere delle batterie da qualche parte. Vediamo. IKEA. Impostazione data e ora. Vabbè, non è uguale. Guardate, il 2017, avevo ragione, il 2017. Noi siamo del 2038. Guardate.
Ora che ci penso, io quando vado a correre la mattina presto, verso le 5, 5 e mezza, era da un paio di giorni che pensavo di andare a fare qualche fotografia agli animali, a cercare gli animali, perché solitamente becco qualche cerbiatto, qualche papera, qualche anatra, insomma qualche animale particolare carino. Stavo pensando, camera vecchia e animali. Camera vecchia e animali. Camera vecchia. Gli animali, secondo voi è possibile? No, sto andando a cercare gli animali io. Va bene? Perciò quando rientro, non lo sai? E Non lo so quando rientro, sarà un'avventura. Non poi che mangi? lo so. Il pensiero della nonna è sempre quello del mangiare. Ci siamo? Signora, solamente scegliere la strada. Io opterei per quella centrale. Allora, sono praticamente in mezzo al bosco, non c'è nulla. E direi che è iniziato il momento ora di cambiare fotocamera e iniziare a ascoltare soprattutto e vedere se si riesce a sentire qualche rumore. Ora proverò a fare qualche scatto, innanzitutto per vedere un attimo se si riesce a scattare qualcosa, poi la metterò nel video e soprattutto siamo alla ricerca di qualche animale. C'è vento, sta per iniziare a piovere. Guardate. E andiamo, ci addentriamo. Allora, questo che state vedendo in questo momento è un file video di questa camera, della PowerShot. Io lì mi sto riprendendo, ora vi faccio vedere un po' di cose. È molto importante lasciare un segno o comunque qualcosa che vi faccia riconoscere l'estate, specialmente in un bosco così grande, perché se perdete per un attimo, diciamo, l'orientamento, vi serve per capire qual è la strada giusta da fare. Perché ragazzi, non sto scherzando, ma sono in mezzo a un bosco e non ci sono segnaletiche e né niente. Guardate. Guardate. Quindi lì ho fatto un segnale a quell'albero e ho lasciato sopra un ramo il bastone con cui ho fatto il segno. No, raga, non potete capire. Purtroppo avevo la videocamera ripresa rallenti in slow motion, quindi non mi ha messo a fuoco il bersaglio, quello che volevo indicare. Ma ragazzi, c'era una signora che era seduta in mezzo al bosco, vi giuro, bionda,
Io camminavo, mi sono girato verso là per vedere se trovavo qualcosa da fotografare. E ragazzi, ho visto una signora. Mi sono accorto subito dopo che era una persona. Ho iniziato a registrare allontanandomi. E purtroppo era in slow motion e quindi non si è sentita la voce. Però magari vi metto qualche clip o vi faccio vedere un po' la mia reazione. Mi dimentico sempre che c'è, non c'è il coso qua, non c'è l'obiettivo. Allora raga, sento dei rumori. Sentite? Sento dei rumori, non sto scherzando. Sento come se fosse un cinghialotto. Sentite? Io mi avvicinerò un altro po'. Allora, la situazione è questa. Sento un rumore provenire da quel punto dove ci sono cespugli, ma non riesco a capire che cos'è. È come se fosse un... non lo so, non capisco. Allora ragazzi, è da circa un'oretta che giro. Ho fatto anche qualche bello scatto, qualche bella ripresa, ma non riesco a trovare purtroppo ancora niente. Solo dei rumori di uccelli, di qualche cespuglio che si muove, ma non riesco a trovare niente. Allora io rimango con la speranza di trovare qualcosa. Infatti la telecamera è pronta, l'altra, ma ancora niente, solamente foto ambientali. Però sto ritornando ragazzi perché sta facendo buio e non si vede più niente. Poi guardate qua, guardate, non so, cioè vi posso assicurare che dal vivo è più scuro. Sto tornando sempre con gli occhi aperti, pronto a scattare qualcosa. L'uscita è lì, ma purtroppo non sono riuscito a scattare nessun animale con nessuna delle due camere, né la PowerShot e né la Canon. Allora, sono fuori dal bosco e niente, è stato davvero figo, è stata veramente una bella cosa da rifare, sicuramente la rifarò. Nella strada di ritorno che ho visto Anna Laura. Anna, sono andato in un bosco e cercando di fare delle fotografie agli animali. Secondo te ci sono riuscito? Non ci sono riuscito, però è stato divertente. Andiamo a fare un salto in centro, un po' di famiglia time. Allora, abbiamo constatato che non ci entri di dietro. Non ci entri di dietro. Non ci entra di dietro. Che bella! Che bella! Che bella! Allora, nonna, lo stai qua, guarda. Sì. Nonna, sinceramente, ti sei divertita in queste vacanze in Germania? Perché siamo tornati tutte e due insieme. Mi sono rilassata molto perché non ho fatto niente. Ok, buono. Perciò vedere solo televisione e stare sdraiata. Ma ora che le persone non ci vedranno più insieme perché siamo stati tanto, che devo fare? Sarà un dispiacere per tanti.
Certo, anche per me, perché ritorno a casa e sono sola. Quindi non ci sarà l'anima. Sì, l'anima. Non ci sarà il gioco. Certo. Vai. Vai. Una delle cose a cui sono più legato è la famiglia. La famiglia è una cosa molto importante che ultimamente non ho vissuto appieno per via appunto dei miei spostamenti, dei miei viaggi, e quindi era circa da 2 mesi che stavo in Sicilia insieme a mia nonna, e quindi mia nonna poi è salita con me qua in Germania e ora martedì se ne va. Quindi diciamo che è stata una convivenza per circa 2 mesi e mezzo, è stata veramente una bella cosa. E sta nel vlog? E sta nel vlog? Saluto a tutti i fans. E quindi niente. Dicevo prima di questa interruzione che appunto la famiglia per me è una cosa veramente importante. Ora sì, è normale, sono un po' dispiaciuto del fatto che mia nonna se ne no, se ne ritorni, perché giustamente è casa sua, ma è un po' strano non a vederla tutti i giorni, quindi vabbè, fa niente, sono contento che sia andato tutto bene, sono contento di tutto questo tempo insieme, visto che non ci stavo insieme a lei da tanto. Ora, un caffettino, che, vi ripeto, Germania, il caffè...